Buon ciao raga, benvenuti dal vostro nonno della rete in questa nuova Tech Profile perché vi ho portato il mio nuovo mazzetto. Dove sta? Eccoci qua. Con l'amico Andrea, saluta, Ciao. se no sembra che parlo da solo. Questa carta ti mancava la bustina. Stai attento che io do le carte con le fit. Ti ho appena fatto un deck, vi ho spoilerato cosa? Dove Ah già. sta la mano? Eccola qui. Con il nuovo Aggiani, come ti chiama? Forza Forza del branco. del Branco, 4 mana, 5 punti di fedeltà. Postilla su 6 box, me ne è uscita una. Li ho dovuto ordinare su Card Market in inglese. Che cosa fa? 4 mana, 5 punti di fedeltà. Con più 1 puoi guadagnare punti vita pari al numero di creature e planeswalker che controlliamo, Compreso lui. compreso lui. Meno 2. Creiamo un compagno da Gianni, che in teoria è una carta vera, che però in questo momento è pedina. E a 0, fortissimo, possiamo, se noi abbiamo 15 punti vita in più dei punti vita iniziali, Quindi cioè 35 punti vita. almeno 35 punti vita, che cosa fa? Esiliamo lei e ogni artefatto e creatura del nostro avversario. Perciò fa un removal esagerato contro gli artefatti e le creature dell'avversario. Ovviamente ne montiamo tre, visto che il deck è montato su di lei. Seguendo la storia di Guerra della Scintilla, ci accende il faro in monocopia, la Tech, che passiamo in rassegna a Grimorio come istantaneo, pure anche Circa due planeswalker. fino a due planeswalker, rivelarli e aggiungere la mano. Perciò abbiamo tre Aggiani, altri due Aggiani però dal cuore grande, che è 4 mana bicolore, 5 punti fedeltà anch'essa. Oh, le creature che controlli hanno cautela. E Con più uno guadagni 3 punti vita, con con meno meno 2 diamo due un segnalino a tutte le creature e tutti gli altri planeswalker. agli altri planeswalker in questo caso, se no sarebbe troppo esagerato. Il Monogiteo e le due nuove Vivien, bellissime pure loro. Possiamo scegliere fino a due creature bersaglio e dagli due segnalini più uno tra esse. E in più hanno travolgere fino alla fine del turno. Perciò pensa al nostro compagno da Gianni che cresce sempre di più. Altrimenti, con meno 3 potremmo far lottare una nostra creatura con una creatura che non controlliamo, o planeswalker avversario. E con meno 5 possiamo scegliere una carta che possediamo, che però non fa parte al di fuori della partita, rivelarla e aggiungere la mano. Tipo, oh, dove sta? Vabbè, noi montiamo di base due compagni di Aggiani. Perciò abbiamo sicuramente un altro compagno di Aggiani inside. Poi abbiamo, come si chiama, l'angioletto di Shalai. Shalai Inside e qualche altra creatura che ci può servire, tipo il dinosauro che spacca artefatti incantesimo e carte simili che possono servire solo in determinate partite. E nuovo Karn però per le creature, fortissimo, a me piace tantissimo. Vabbè, l'unico diciamo difetto, se lo vogliamo trovare, i tre malaverdi. Che però in questo mazzo, anche se bicolore, non abbiamo problemi e poi andremo a vedere come mai. Perciò montiamo due compagni da Gianni. Oh, qua si vede. Così. Ok, due compagni da Gianni, due esecutori della legione, fortissima, forse pure una di queste di inside. Tappiamo uno, tappiamo lei, tappiamo una creatura bersaglio con costi mana convertito pari o superiore a 2. Perciò tappiamo tutte le carte forti dell'avversario. Il nostro scopo è diciamo mazzetto guadagna punti vita. Perciò montiamo 4 doni paradiso, ci fanno rampare, ci fanno guadagnare 3 punti vita molto molto importanti. Salve. Poi per rampare abbiamo due druide fogliforme e 4 druide del paradiso che dà male di qualsiasi colore. Una delle carte che io amo dello standard è il vincolo della prosperità,
guardiamo le prime carte del nostro Grimorio e possiamo scegliere fino un permanente. A me piace troppo, e in più ci fa guadagnare 3 punti vita. Perciò ci fa, diciamo, cercare una carta che vogliamo. Montiamo, quant'è, il 90% permanenti? Forse solo uno, due e basta. Sì, sono le uniche carte non permanenti, sono 4 vincoli e un accendere il faro. Tutto il resto sono permanenti, comprese le terre. Poi, vabbè, bellissima, Cavaliere dell'Autunno. Vabbè, forse è l'inside più che il dinosauro. Un'altra inside. Entra in gioco, che scegliamo? Due segnalini più uno più a lei? Può essere. Ma per lo più o distruggiamo artefatto Guadagnare 4 incantesimo punti vita. bersaglio o guadagniamo 4 punti vita. Tanto mangiare, il nostro scopo è far mangiare molto al compagno di Aggiani o arrivare a fare più 15 dall'inizio. Un altro permanente che apprezzo tanto è Alba di Speranza. Ogni qualvolta guadagniamo punti vita, possiamo pagare 2. Se lo facciamo, peschiamo. Con 4 manna mettiamo una pedina 1-1 bianca con le gambe vitale. 3 reame della prigionia e 2 tribunali del conclave, molto simili, solo che una bersaglia solo planeswalker o creatura, l'altro qualsiasi permanente. Lei ti fa profetizzare, lei ha convocazione. Le nostre creature ci possono aiutare a giocare lei. La mano Trostani discorde. 5 mana 1-4, le altre creature che controlliamo prendono più 1 più 1, entra in gioco, creiamo 2 pedine 1-1 soldato bianche con legame vitale e in più questa serviva contro di me. Poi riprendi come fa? Ogni giocatore prende il controllo di tutte le creature che possiede. Quindi può No, attaccare questo era prendendo il quando ti ho controllo. fatto io che ti ho preso il Ah, sì, controllo delle tue ok. carte. Tu te le Riprendo, riprendevi, se avevi ok. lei. Sì, l'ho giocato con Reanimator prima. Il Reanimator, quello lì che ruba i permanenti. Bella. Dice qualsiasi permanente? Ah no, solo le creature. Ok. Perciò le terre non te le riprendevi. E infine, Giusto. due Torsimir, amico dei lupi. 5 mana, 3-3. Entra in gioco, guadagniamo 3 e mettiamo pedina 3-3. E in più possiamo far lottare con quel lupo. Ce l'ho pedina. Con questo lupo. Con una creatura che non controlliamo. Infine, 6 pianure. Le foreste di più è perché tutto ciò che ci dà mana è verde, come sempre. 8 foreste. 4 terre ci fanno guadagnare punto vita. 2 fari interplanari, proprio come vi dicevo, oltre a quello che abbiamo, pure per giocare Vivien, ci filtra 2 terre per farci giocare i planeswalker. Il doppio bianco, E il ogni volta triplo che scende verde Planeswalker guadagni un punto vita, in quindi. più, oltre, perciò è ancora più utile per questo deck. Uno distretto mobilitato. Diventa una creatura 3-3, ma rimane comunque terra. E costa uno in meno per ogni Planeswalker Sì, o giocato. con 4 mana si attiva, o altrimenti uno in meno per ogni planeswalker in gioco. E poi il bastione di Kanno che ci può far proliferare E i nostri quindi. E segnalini più uno più uno. segnali di fedeltà anche. Bello questo deck, a me piace tanto. Oh sì, è molto difensivo. Mi ricordo un certo mazzetto Executor Roblet, però quello è un altro gioco. È figo, è una di quelle versioni che ho sempre voluto creare, però ovviamente facendo il mio lavoro, vendo le carte, Andrea ci ha dato la possibilità di fare questo deck profile. Fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate like se volete vedere altri video così, se vi piace questo video. Commentate per i vostri dubbi o richiedete il vostro deck che volete che faccia la profile. Seguiteci sul canale, ogni giorno un video. Grazie mille per la visione. Alla prossima. Da Agiani è tutto. Ciao.